L'argomento di oggi è l'ablativo assoluto. La definizione dell'ablativo assoluto. Intanto è una proposizione secondaria, implicita, il cui verbo è coniugato al participio presente o perfetto, in caso ablativo, concordato con il soggetto espresso anch'esso all'ablativo. Si chiama assoluto in quanto non ha legami sintattici, grammaticali con la proposizione reggente. Assoluto viene da latino absolutus, che significa sciolto. Nel costrutto sintattico dell'ablativo assoluto, il soggetto è diverso dal soggetto della reggente, che sta fuori. E non vi sono pronomi che si riferiscono ad elementi fuori dalla proposizione all'ablativo assoluto. L'ablativo assoluto è un elemento compatto, indipendente, formato da participio più un sostantivo. È indipendente rispetto a tutto ciò che sta intorno adesso. Analizziamo adesso una frase in italiano, la seguente: combattendo i nemici valorosamente, virgola, i romani tornano nell'accampamento. Faccio analisi del periodo e individuo una frase principale che è questa: i romani tornano nell'accampamento, frase principale. Combattendo i nemici valorosamente, è una frase implicita con valore causale, poiché i nemici combattono valorosamente, i romani tornano nell'accampamento. Abbiamo quindi una frase principale e una subordinata, chiaramente di primo grado, implicita, col gerundio. La frase principale rispetto alla implicita subordinata causale non ha un legame grammaticale, non abbiamo elementi grammaticali, cioè parole dentro la frase implicita che si riferiscono alla principale, non ci sono pronomi e il soggetto è diverso, che combattendo il soggetto sono i nemici, mentre tornano il soggetto i romani. Quindi questa frase non ha nessun legame grammaticale con quest'altra. E non c'è neanche un legame sintattico, cioè non abbiamo congiunzioni che legano le due frasi. Quindi l'una è sciolta dall'altra. Questo costrutto sintattico deriva dal costrutto dell'ablativo assoluto, latino. Costrutto sintattico in cui una frase non ha nessun legame grammaticale né sintattico con quella reggente. Per legame grammaticale intendo parole in comune. Per legame sintattico, presenza di congiunzioni. Nella forma implicita non abbiamo nessuna congiunzione che li mette in legame, in contatto. I latini avrebbero tradotto in questa maniera. Traduco prima la principale. Romani incastra nell'accampamento, revertunt, ritorna. Questa è la principale. E all'inizio c'è
la struttura verbativo assoluto, combattendo il verbo pugno, prima coniugazione. Il soggetto è i nemici, quindi prima facciamo ostibus. I nemici, ostibus viene da hostis, hostis, terza. I nemici, ostibus, al caso ablativo. Pugnantibus. Il gerundio italiano si può tradurre, oltre come congiuntivo, si traduce con, in questo caso, come ablativo assoluto, con il participio presente. Pugnantibus, ostibus, strenue, l'avverbio, dolorosamente, fomani, in cassa, revertunt. La proposizione non ha legami con quest'altra, la principale, e questa si chiama ablativo absolutus. Sciolto. Ora facciamo un esempio col participio passato, partendo però dal latino. Questa frase, ostibus profligatis, virgola, Cesar Romam, Romam remiat. Cesare ritorna, remiat, a Roma. Nel tradurre, noi possiamo anche non costruire un ablativo assoluto in lingua italiana. Non siamo vincolati a rispettare la struttura sintattica latina in maniera così rigida. Possiamo rendere l'ablativo assoluto creando anche dei legami con la reggente. Non siamo vincolati a rispettare la indipendenza della struttura dell'ablativo assoluto. Allora, Cesare ritorna a Roma, ostibus profligatis. Ostibus, i nemici. Profligatis, da profligo, sconfitti. Si usa col participio passato. I nemici sconfitti, Cesare ritorna a Roma. Meglio ancora, essendo stati sconfitti i nemici, Cesare ritorna a Roma. Dopo che furono sconfitti i nemici, Cesare torna a Roma. Il participio passato, profligatis, esprime un'anteriorità rispetto alla reggente, quindi si traduce col participio passato o col gerundio composto. Essendo stati sconfitti i nemici, oppure dopo che furono sconfitti i nemici, Cesare ritorna a Roma.